rete aiuta, la rete unisce, la rete salva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. We are the net. Siamo tutti connessi. Eccomi qua. Dunque, questa sera volevo parlare del Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere. Adesso come fanno quelli bravi, aspetto soltanto qualche minuto, qualche secondo per vedere chi si connette, eccetera. Mi sembra tutto ok, che la connessione tenga. Questa sera l'ho voluto fare sul canale We Are The Net perché effettivamente va a finire poi sul podcast. Tra l'altro poi ci saranno anche delle piccole variazioni sul podcast, perché mi sono reso conto che produrre due podcast con una barcata di lavoro dietro è meglio farne uno fatto bene. Quindi sto pensando di utilizzare l'altro podcast, in realtà al contrario, cioè lavoro sempre su We Are The Net e uso Cronache Cibernetiche, che forse avrà anche un altro cambiamento nel nome, e lo sposto poi le cose dall'altra parte praticamente. Dunque, io direi che possiamo anche cominciare, visto che stiamo informando che i tuoi follower, ok, direi che è andata. Allora, parliamo del Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere. Perché ne parlo? Perché secondo me ci sono anche... innanzitutto farò spoiler, quindi sappiatelo. Perché ho finito di vederla. Sono 8 puntate, l'ultima è andata in onda venerdì. Era una puntata veramente densa di cose, talmente densa che mi sono addormentato 2 volte, quindi ho dovuto riprenderla poi domenica, e riuscire a, cioè ieri, per riuscire a rivederla, e quindi già questo vi fa capire che non è che mi abbia fatto impazzire così tanto. Però parliamo di questi anelli del potere. Innanzitutto gli anelli di potere si vedono, quindi sappiate che faccio spoiler, si vedono gli ultimi 3 minuti neanche di una serie che si chiama Gli Anelli del Potere. E per non dire cavolate, questa sera mi avvalgo di questo bellissimo libro, che spero leggiate nel senso giusto, che è Il Silmarillion, cioè dove gli sceneggiatori, non solo su questo libro ma anche su altri scritti di Tolkien, hanno preso il materiale, e c'è proprio una parte che si chiama Gli Anelli del Potere e la Terza Età, che non vuol dire la senilità dei vari hobbit, compagni, nani e compagnia bella, ma in realtà qui età si intende la terza era. Ma attenzione, perché la storia che viene raccontata negli Anelli del Potere è la seconda era. Quindi, cosa è successo nell'era precedente? Nell'era precedente è successa tutta sta roba qua, cioè fino qua, praticamente. Questa è tutta la prima era e pezzi della seconda era. Ovvero, c'è un super... Allora, per capire il mondo Tolkien, funziona in questo modo qua. C'è Ilúvatar, che è tipo Dio, no? Insieme a Dio ci sono diversi, cioè Dio crea degli dei, tipo sottodei, una roba, degli dei insomma, che suonano per lui, cioè una roba molto figa, molto nordica come cosa. E questi suonano, ma c'è uno, tipo la sigla dei Simpson, dove c'è
Lisa Simpson, che suona il sax, per i fatti suoi viene cacciata. Ecco, stessa roba, lì viene cacciato Melkor o Morgoth, che dir si voglia, che è questo super cattivone che poi sta cosa la prende abbastanza sul personale. Intanto ho dimenticato di staccare le notifiche, ma fa niente. La prende abbastanza sul personale e che cosa fa? Vuole, mentre i Valar, che sono appunto i figli di Ilúvatar, figli di esseri creati da Ilúvatar, creano Arda, che è la terra praticamente, anche perché Tolkien parla di Arda come il nostro mondo, poi alla fine, soltanto che è successo un botto di tempo fa, e crea questa terra. E i Valar, chi fa il mare, chi crea altre cose, chi crea per esempio i nani, cioè gli elfi, che se non ricordo male sono creati direttamente dai Ilúvatar, ma potrei sbagliarmi su sta cosa. Comunque sono prescelti, vivono un sacco di tempo, praticamente se non lo ammazzi un elfo vive per sempre, una roba del genere. E poi ci sono altre razze, tra cui ovviamente gli uomini, che sono quelli che hanno il dono dei Valar, cioè la morte. Quindi a un certo punto muoiono di vecchiaia, cioè scadono e vanno a finire nel mondo di nuovo di Ilúvatar, quindi vanno a rivedere la luce e tutto il resto. Mentre gli elfi sono un po' più che altro custodi della terra, ma sono custodi con armi, non proprio pacifici, cioè nel senso, sì, però se gli salta la mosca al naso anche agli elfi, quelli te menano. Nella serie abbiamo visto anche degli elfi che menano, tipo muovendosi con la capoeira, come la capoeira, cioè delle robe un po' particolari, ma nell'Hobbit abbiamo visto, come si chiama? Vabbè, abbiamo visto degli elfi che saltavano sui sassi e uccidevano orchi. Insomma, bravi, ma anche se all'inizio del Signore degli Anelli c'è proprio scritto che gli elfi, cioè, praticamente quasi camminano sopra l'erba senza neanche pestarla, cioè sono esseri fatati, no? Se vogliamo dire così. Insomma, c'è Arda, c'è Morgoth, che vuole distruggere tutto ciò che viene che hanno cre che creati i Valar praticamente, e tra botte, cose, eccetera, la terra ha un tumulto, casini vari. Alla fine riescono a imprigionarlo e incatenarlo per l'eternità, perché co come lo ammazza, cioè, Melkor, Morgoth, che dir si voglia, viene creato direttamente di Luat, quindi non l'ammazzi, però lo incateni con magie, cose, eccetera, e lo tieni lì. Ma Morgoth stesso ha dei luogotenenti. Primo, alcuni non si sanno, tipo Ugoliant, che è un ragnone che arriva, che non si sa da dove arriva, è lì. Lo vediamo anche nel Signore degli Anelli, perché a un certo punto cerca di pigliarsi, è quello che poi alla fine punge Frodo. E poi ce ne sono altri, tra cui uno dei luogotenenti di Morgoth è Sauron. Sauron, che è il signore dei tranelli più che degli anelli, anche se poi vedremo la storia come si genera. Insomma, viene creato tutto sto pappardello. Seconda era Sauron, sparisce a un certo punto, casini vari, eccetera. Sauron cerca di riuscire a prendersi la terra di mezzo. Com'è fatta questa terra dopo tutti i vari tumulti? Cioè, praticamente a ovest ci sono le terre, diciamo quelle degli elfi, in cui si va nella luce, eccetera, una roba del genere. Si va quindi quasi in un altro mondo, cioè tipo salti spazio-temporali. Se vai a ovest, c'è un'isola grossa che si chiama Numenor, dove praticamente è un'isola di uomini molto fieri. Il Silmarillion parla di uomini alti, fieri, che se si bestialiscono sono dei potentissimi guerrieri. Poi c'è la terra di mezzo, le terre del sud, eccetera. Ma c'è questa terra di mezzo che
È bella grossa come terra di mezzo, cioè una terrona di mezzo. Sta lì in mezzo e ci vivono gli uomini. Ci sono diciamo delle basi degli elfi che sono rimasti lì per combattere Sauron, che intanto imperversava su e giù, eccetera. A un certo punto passano gli anni, e di Sauron non se ne seppe più niente. Allora, cosa succede? Comincia qua la storia degli Anelli del Potere, ovvero c'è Galadriel, che noi rivediamo nel Signore degli Anelli, tra l'altro la rivediamo sposata, qua si sono dimenticate che c'era un marito, Galadriel, ma probabilmente verrà fuori nella seconda stagione un po' più avanti, perché il marito era a combattere, a quanto pare lei lo pensa morto, no? E quindi ci sono da Galadriel, che è il personaggio principale su cui si apre la serie, che è una che dice: no, non è ancora morto Sauron, perché mi ha ammazzato il fratello di mio marito, non si sa più niente, bla bla bla. E quindi continua a dire agli elfi: guardate che Sauron è ancora vivo, eccetera. E Gil-galad, qua con i nomi siamo veramente messi male, Gil-galad, che è il re degli elfi, dice: no, ma stai tranquilla, il tuo compito è finito, fai le valigie, metti tutto nel mettiti lascia perdere la corazza e tutto quanto, vai che torni nel Lindon e nel parti per l'Ovest con gli altri nella luce, bla 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 bla. Arriva Galadriel, insieme a Galadriel nel regno degli elfi c'è anche Elrond, che vediamo anche nel Signore degli Anelli, perché Elrond è poi quello che nel Signore degli Anelli è il capo di Gran Burrone, ok? Fatto praticamente, interpretato, adesso non mi ricordo il nome dell'attore, però è quello dell'agente Smith di Matrix, per capirci, è lui. E questa è una prima linea narrativa. Quindi cercano di mandare via Galadriel. C'è un'altra linea narrativa in cui in mezzo ai boschi, diciamo, ci sono degli uomini che cercano di sopravvivere, e dove c'è l'ultimo avamposto elfico. Difatti troviamo un elfo che è Arondir, cioè non mi segnate perché se no non me li ricordo tutti. Arondir, che è quell'elfo che combatte con, tipo, con la capoeira, e che è innamorata di Browin, che è una donna umana che ha un figlio che si chiama Teo, che piantano su un casino, un casotto, una piccola popolazione. Ogni tanto sembrano 100 persone, ogni tanto sembrano 4, e, insomma, è un villaggetto però importantissimo per i cattivoni, che sono capeggiati in questo caso da Oren. Oren è praticamente un elfo decaduto che è diventato capo degli orchi. Perché gli orchi, immagino che si accoppino come tutti, ma i primi orchi in realtà no. Morgoth, per far che era bastardo dentro, soprattutto, cosa ha fatto? Ha preso degli elfi e li ha torturati fino a farli diventare cattivi per sberleffo verso gli altri elfi. E quindi c'è questo, da cosa si capisce fino adesso, poi magari cambia tutto nella seconda stagione. C'è questo Oren che diventa padre di questi orchi, a cui promette un regno. E tra l'altro, uno dei pezzi più belli, secondo me, della serie, quando Galadriel dice che lui è solo capo di questi orchi, e a un certo punto si pensa che lui sia Sauron, perché non ve l'ho ancora detto, Sauron, in tutta sta pappardella, non si sa chi sia. E gli dice Galadriel a Oren: tu sei solo capo di questi orchi. Lui gli dice: ciccia, io a Oren, sì, a Oren, agli orchi, gli ho dato un nome, loro fanno parte di uno, hanno una vita. Gli orchi, tra l'altro, non possono stare alla luce del sole, se no bruciano come quelli che hanno la pelle bianca e stanno sopra, comincia a bruciare, e neanche con la protezione 100.000 sopravviverebbero, quindi sono sempre coperti tutti.
nel libro vengono chiamati gli orchetti, che mi ha sempre fatto un po' di simpatia, invece nei film sono sempre brutti così. E quindi lui è capo e cerca di conquistare questo villaggetto in cui a un certo punto metà del villaggio passa dalla parte degli orchi, si menano, eccetera, c'è una guerra e poi si capisce che da lì, quando gli eroi perdono, perché intanto Galadriel è passata da Numenor. Perché? Perché Galadriel all'inizio viene partita verso l'ovest, non ci sta, si butta in acqua, viene ripescata da una zattera dove c'è Halbrand, che è un fuggiasco. Faccio così con l'occhio perché sembra essere quasi l'alter ego di Aragorn, anche fisicamente, se vogliamo. Fatto sta che i due poi vengono salvati da Elendil, mi sembra che si chiami, aspettate che cerco il personaggio, Elendil, esatto, da Elendil, vengono portati a Numenor, questa città di uomini, eccetera, e Galadriel cerca di convincere sta gente che venite a salvare la Terra di Mezzo, c'è bisogno di voi, pensate agli scambi commerciali, c'è un personaggio che si chiama Farazon, che dice no, no, perché se partite, eccetera, e partono quindi con pure la regina reggente di Numenor. E insomma, Elendil si scopre poi essere padre di Isildur. Chi diamine è Isildur? Isildur è quello, questo non è spoiler perché è l'inizio del Signore degli Anelli, Isildur è quello che trancia il dito di Sauron. Proprio lì, le prime scene, quando c'è la voce femminile che parla, Isildur a un certo punto diventerà re. Questo lo sappiamo già, anche Elendil diventerà re. E sappiamo da Il Silmarillion che diventerà anche molto amico di Gil-galad, e quindi il capo degli elfi. Adesso la faccio molto breve perché poi ho andato via a leggere la sinossi, che facciamo prima. Insomma, tutto sto cucuzzaro praticamente. A un certo punto viene distrutto il paesello dove c'è questo paesino dove gli orchi riescono a conquistarlo perché tramite una chiave segreta comincia a partire il vulcano, eccetera. Insomma, ci hanno fatto vedere come viene creata Mordor, che appunto lo stato, diciamo, la terra che verrà poi, dove verrà poi creata la torre nera, che sarà quella appunto di Sauron, quella che poi vediamo nel Signore degli Anelli con l'occhio in punta, eccetera, con la congiuntivite. Adesso Sauron non si sa ancora chi sia. In tutto questo erano arrivati pure i Numeroniani a salvare capre cavoli contro gli orchi, eccetera. Invece no, perdono tutti quanti. Vengono scacciati anche i Numeroniani insieme agli elfi. E viene colpito anche Halbrand, che si scopre, cioè dice, cioè Galadriel scopre essere un re ramingo delle terre del sud. Viene colpito e quindi, nello spargimento di tutte queste persone, dove ovviamente i personaggi principali sopravvivono tutti e dove ci sono queste guerre, dove loro escono da questa guerra, da questa battaglia, puliti come una sciura quando esce da farsi la permanente in un salone di acconciatura. Questa cosa, ci sono delle robe che proprio non stanno né in cielo né in terra, questo è indubbio. Altra linea narrativa sono i pelopiedi, che sarebbero poi gli antenati degli Hobbit. Qui siamo tipo 5.000 anni prima del Signore degli Anelli. Pelopiedi, dove c'è Nori, che è una giovane Frodo, ci assomiglia molto come storia. C'è una giovane Frodo che parte, arriva una meteora sulla Terra con dentro uno straniero, c'è proprio un tizio nudo con barbone, eccetera, tutti. Galadriel
Gandalf. Ovviamente aiuti per lo piedi, questo c'ha mille poteri, vi lascio immaginare Nori che diventa super amico, amicona di Gandalf. E alla fine della fiera si annusa che forse non è Gandalf, forse lui stesso è Sauron. Rimangono quindi in gioco questo che potrebbe essere Sauron, e a un certo punto, proprio nell'ultima puntata, arrivano pure tre sacerdotesse che dicono: "Ehi, sei Sauron te?" E no, non è Sauron, perché Sauron in realtà si viene a scoprire che è, spoiler, lo dico, non seguite se volete, è Halbrand, e quindi colui che ha salvato Gadriel, che è diventato amico degli uomini e degli elfi, non era veramente il re di Terra del Sud, non bastava andare su un elenco telefonico, forse, della Terra di Mezzo, come trovano un papiro, a un certo punto, un po' come gli Stark, che non capisco, o comunque mezzo continente delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Chi è figlio dei Baratheon? Tutti biondi, e c'è soltanto c'è una famiglia soltanto di biondi biondi, che sono i Lannister. E qua invece è più o meno la stessa cosa. Ah no, tu glielo dice, quindi questo re ha fregato, questo finto re ha fregato tutti, e intanto è diventato amico degli elfi e ha forgiato i primi tre anelli. Contestazione. Gli anelli ne aveva già fatti un botto, aveva fatto gli anelli per gli uomini, più facili da convincere, ha fatto gli anelli per i nani, molto difficili da convincere, ma se trovavano qualcosa che dice: qua ci posso arricchire un po' di più, utilizzavano gli anelli. Che cosa davano gli anelli? Gli anelli davano del potere, potevi diventare invisibile, se diventi invisibile vedi gli altri cosa fanno, fino a che questi anelli ti consumano. Sono poi i Nazgûl, che poi vediamo nel Signore degli Anelli, che sono quegli esseri che volano, sono a cavallo, sono fatti di ombra, che cercano di ammazzare Frodo poi alla fine, per recuperare l'unico anello. I Pelopiedi diventano amici invece di quello che viene chiamato l'Istar. Che cosa so? Chi è l'Istar? Quindi questo uomo che è arrivato dalla cometa. L'Istar è tipo la stirpe di Gandalf, ovvero sono dei saggi che in qualche modo vengono mandati dai Valar o dai Luvatar, non si sa, per aiutare quando c'è troppa cattiveria nel mondo, c'è cioè il male che spadroneggia, vengono mandati per riuscire, insomma, a sconfiggere il male. Noi conosciamo sicuramente tre Istar dai film: Gandalf, ovviamente, Saruman, che poi si allea con Sauron, creando poi gli altri orchi, gli Uruk-hai. E poi conosciamo Radagast, che è quello tutto sporco, che invece c'è nell'Hobbit. In realtà ce ne sono altri due azzurri che vagano nella seconda era, ma Tolkien non ha mai approfondito questa cosa. Quindi potrebbero, siccome non sappiamo in realtà chi è questo straniero, che sicuramente non è Sauron, a meno di salti temporali tipo The Witcher, che non abbiamo ancora imparato, quindi colpi di scena, ma in questo momento noi sappiamo che lo straniero no, è un Istar, quindi uno di questi maghi, stregoni, saggi, che Sauron è Halbrand, ovvero il finto re del sud che ha aiutato Galadriel, e che grazie a Galadriel è arrivato a forgiare tre anelli per gli elfi, utilizzando una pietra che si chiama Mithril, che è una pietra dei nani, eccetera. Sappiamo tutte queste bellissime cose. Cosa non sappiamo ancora? Una linea temporale l'ho dimenticata, che è la linea dei nani, ovvero di Durin IV e Durin III, che sono nani che scavano le montagne. Durin IV è amico di Elrond, e
L'unico modo per salvare gli elfi, secondo Gil-Gad, è utilizzare questo Mithril perché è un minerale, diciamo così, che forgiato diventa, è quello che poi il signore Aden li fa, la cotta di ferro, di ferro, di Mithril, di Frodo, che è indistruttibile ma molto leggero, ha un potere intrinseco. Se non sbaglio, nei libri viene utilizzato il Mithril solo per l'anello di Galadriel, qui sembra invece per tutti e tre gli anelli, ma come dicevo, c'è una bella differenza. Il padre di Durin, il re nano, dice: no, non vai a scavare più a fondo perché è troppo pericoloso. Invece, no, io voglio, sono amichetto con l'elfo Elrond, mi ha chiesto di scavare perché così salviamo gli elfi, eccetera. No, 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 no. Padre e figlio che litigano, il padre: tu non sarai più il mio erede. Boh, e non si seppe più niente. L'ultimo personaggio di cui non si seppe più niente è Isildur, il figlio di Elendil, ovvero il marinaio che ha salvato poi Halbrand e Galadriel, e che poi è diventato miracolosamente, diciamo, perché uno che va in nave, come fa a diventare capo della cavalleria, non lo so, però lui era bravo a fare tutto. Comunque suo figlio viene salvato, scusate, non riesce a salvarsi. E non si sapeva più niente, ma sappiamo già che torna, anche se non è morto di sicuro, perché Isildur fonderà poi il regno, che poi sarà quello che, come dicevo prima, taglia il dito dove c'è l'anello di Sauron alla fine di tutta la storia, perché effettivamente noi sappiamo già come va a finire. Questa è la storia. Alcuni miei commenti. Innanzitutto la fotografia, secondo me, stupenda. Una cura nei dettagli maniacale, mi è piaciuto molto. È stato girato in Nuova Zelanda, molto ricorda del Signore degli Anelli. In alcune cose un po' finta, nel senso che c'era un mio maestro regista che diceva sempre che le cose, per essere vere, devono essere usate. Tipo quando usava le bandiere, se arrivavi da una battaglia, una cosa, la bandiera la si calpestava per sporcarla e poi si utilizzava. Qui invece è sempre tutto pulito, tutto lì. Hanno delle lavanderie fantastiche nella terra di mezzo, e quindi questo risulta stringe un po' con delle ambientazioni fighissime, perché obiettivamente c'è la popolazione che c'è al giorno d'oggi, quindi ci sono gruppi di persone e poi tantissima natura, e questo ci sta. Si muovono tutti velocemente, questo l'hanno portato a Trono di Spade, che tum, 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 cioè a un certo punto partono da Numenor e 10 minuti dopo sono in mezzo al continente. Delle cose molto veloci, poi per carità, esigenze di serie. E altra cosa che trovo, che sia tutto molto patinato, cioè Galadriel, Halbrand, Gil-gad, ma lo stesso Oren, che è il capo degli orchi, poi sono patinati, cioè puliti, sembrano usciti da Second Life. Questi stanno facendo la guerra, l'ho detto in un reel qualche settimana fa. Questi si menano e poi escono pulitissimi, hanno le giubbe bianche. Come ti sei, cioè, usano i laser, non lo so, non è possibile. Cioè, pure gli orchi ogni tanto sono fin troppo puliti. E parlano tutto così. Come gli orchi, banda di cretini. Normalmente c'è il tipo nascosto, sempre la solita cosa, il tipo nascosto sotto il cespuglio dove guarda l'orco, che ha anche problemi di diottrie, oltre che di qualsiasi altra cosa. Altra cosa che mi sono segnato, beh, ho intitolato questa diretta La genesi del male. Perché? Perché in questo caso il male impersonato da Sauron, ma non solo da Sauron, perché
Albra, Oren, scusate, Oren, che è appunto il capo dei, il padre, viene definito il padre degli orchi. Lui dice: io ho ucciso Sauron perché i servi odiano il loro padrone, che comunque li ha creati mostruosi. E benché Oren sia avversario, forse, lo scopriremo nella seconda stagione di Sauron. Benché Oren sia avversario di Sauron, c'è la questione che non, insomma, deve capire, vuole creare un regno? Non si sa perché fanno tutto questo. Questo sarà probabilmente tutto nel cervello di Sauron. Ma attenzione, gli orchi sono stati creati da Morgoth, non da Sauron. Come dicevo all'inizio della live, Morgoth vuole distruggere tutto perché è stato creato dagli altri Valar. Morgoth stesso è un Valar, quindi un figlio di Ilúvatar, figlio del Dio unico, eccetera. Dei, praticamente. Loro vogliono. Lui vuole distruggere tutto perché è invidioso. Sauron, che è il suo luogotenente, non vuole distruggere la Terra di Mezzo, vuole comandarla. E qui c'è una genesi molto differente tra i due. Perché? Perché Morgoth è quello che vuole distruggere, e quello che definiremmo adesso un pazzo, no? Quel pazzo di, metteteci una persona a caso che fa di tutto per distruggervi. Sauron è un cattivo invece più ficcante, perché Sauron cerca di imbonirti. Cerca di portarti dalla sua parte. Fino adesso Sauron lui sta girando praticamente a Terra di Mezzo per crearsi alleati. Questo lo sappiamo anche da sempre il Silmarillion. Va a crearsi degli alleati, e questi alleati sono persone anche che lottano per il bene. C'è cioè, a un certo punto Sauron cerca di portare dalla sua parte Galadriel. E Galadriel, che ha scoperto che, insomma, che tutti quelli che, tutto il casino che ha fatto per averti, per arrivare fino a lì, si è portato dietro Sauron. Quando lo scopre, cosa fa? Non sappiamo perché sta così zitta. Non capisco se a un certo punto Galadriel passa, come per dire, viene. Perché sappiamo che poi gli anelli del potere hanno anche effetto su Galadriel, ma non li ha ancora indossati. Se passa poi dall'altra parte per poi ritornare, non lo sappiamo ancora. Quello che sappiamo è che ovviamente Sauron farà una cattiva fine, ma perché lo sappiamo ci sono già i libri dopo, abbiamo visto già i film, c'è scritto sul Silmarillion, eccetera. Sauron è quello che ti è. L'amico bastardo che ti porta sulla cattiva strada. E siccome abbiamo parlato spesso e volentieri su Weirdnet di propaganda, Sauron è propaganda. È la propaganda che cerca di far passare le sue idee malefiche per il bene, se pensiamo a un mondo diviso tra bene e male, anche se io non ci credo, per esempio, penso a un mondo con varie sfumature di grigio, però Sauron fa anche quello. Sauron cerca di. Guarda che se vieni con me, io ho avuto anche clienti, c'ho un progetto assolutamente, che poi delle robe assurde. Allora quello che arriva lì ti dice: c'ho un progetto, stai con me adesso, magari ci devi mettere 1.000 euro. Ma poi questi 1.000. Sauron è un po' il gatto e la volpe, no? Però potente, sapendo di essere potente, usa le sue arti per corrompere. Sauron è l'essenza dell'anello. L'anello cerca di corromperti. Sapete come corromperà poi Bilbo? Infatti, deve lasciarlo stare poi l'anello. Chiunque non riesce a salvarsi dall'anello, solo. Anche Frodo, se non ci fosse stato Sam, non riuscirebbe a salvarsi dall'anello. Pensate poi a Sméagol, che per migliaia di anni c'è questo anello lì, che lo corrompe, il suo tesoro, eccetera. Quindi
In realtà io ci vedo in questa lettura molto di storie contemporanee, perché sappiamo che c'è chi fa la faccia da buono e poi è cattivo. Pensiamo anche che Tolkien era cattolico in un mondo di protestanti. E benché si pensi che tutto il mondo tolkieniano sia verso una certa parte politica, ma solo perché negli anni 70 c'erano i campi Hobbit, che erano la contrapposizione della festa dell'unità dall'altra parte, poi alla fine della fiera. Noi sappiamo che Tolkien stesso vedeva come quel tipo di imposizione di quello che io per me è tipo il fascismo, cioè un'imposizione di un pensiero su un altro come il male. E Sauron assomiglia, benché vengano prese le leggende nordiche, tutto quello che volete, però Sauron è un po' l'impersonificazione dell'anticristo. Nelle teorie, nelle storie, se andiamo a leggere sulla Bibbia, l'Anticristo, se non sbaglio, ma qua se qualcuno mi vuole correggere, ben venga, l'Anticristo cosa fa? Cerca di passare per il buono. Passando per il buono, c'è il mare, che è tutto, qui c'è l'occhio di Sauron, ci sono dei simboli anche nella storia, che adesso ho saltato, sennò diventa troppo lunga. Sauron e l'anticristo dicono di essere il bene per proporre, anzi non per proporre, per imporre il loro unico pensiero. Ma voi pensate un attimo, è quello che succede anche negli stati, se vogliamo. Ci sono dei politici, insomma, i governanti dicono: ah, questa guerra è giusta perché bla bla bla, quest'altra non è giusta perché è meglio fare così, così, cos'è. Ma a un certo punto, se uno dice: ma che mi state facendo? Pure gli orchi, mettiamo che noi siamo gli orchi. Che a un certo punto dice: ah, devo combattere per Sauron. Ma perché? Dopo che ho il mio spazio, il mio coso, eccetera, io vivo di notte, voi vivete di giorno. Non ci facciamo la guerra, finito, pace. Quindi in realtà c'è del Sauron in ogni tipo di potere, e non per niente gli anelli sono gli anelli del potere, perché il potere più grande è quello di manipolare poi le persone, di riuscire a carpire i segreti. Infatti gli anelli ti rendono invisibile, vedi cosa fanno gli altri ed agisci di conseguenza. Quindi storie molto contemporanee, se vogliamo, ripetersi di sempre le stesse cose, cicli storici, eccetera. Torniamo adesso, questa per me è la genesi del male, quindi su questa cosa mi è piaciuto Il Signore degli Anelli e gli Anelli del Potere, perché effettivamente se fosse stato lo straniero, cioè l'Istar, fosse stato il Sauron, il cattivo, non mi sarebbe piaciuto molto. Qui invece uno che si intrufola e mi è piaciuto. Certo, la scrittura di questa serie è veramente infantile. Cioè, to se togli il punto che Oren parla con Galadriel e gli fa un grandissimo stacce perché gli dice: oh, guarda che anche gli orchi hanno un cuore, alla fine, anche gli orchi hanno un cuore. E lo stesso Albrand, ovvero Sauron, dice a Galadriel, che è rimasto come Nebet: ma anche dalla mia parte c'è il cuore. Che sono le cose più importanti, perché ti fa capire, ma allora magari a un certo punto pure noi saremo portati a tifare magari Sauron, chi lo sa? Chi lo sa? La serie però per tutto il resto è molto infantile, ci sono dei buchi di trama che sono grossi come il cratere del Vesuvio, cioè veramente enorme. Ci sono dei problemi, cioè a un certo punto, che ne so, lo straniero comincia a parlare tranquillo, cioè impara la lingua così, come niente, gli ritorna la memoria. Qua sembra lo straniero copiato paro paro da una rigenerazione del dottor Who. A un certo punto il dottore, ogni volta che si rigenera, perde un po' la memoria, diventa barcollante, eccetera, però c'è
comunque i suoi poteri, le sue caratteristiche qua, sa, lo straniero, la stessa cosa, combatte poi contro le sacerdotesse di Sauron che non lo riconoscono, e Beti pure loro, non riconosco che non è Sauron, ma siete la sacerdote, che poi le sacerdotesse si mettono a menare quello che dovrebbe essere il loro padrone. Galadriel che cambia strada più di una volta. Potrebbero aprire mille sfaccettature di Galadriel, non ne becca una, manco, cioè, sta antipatica agli elfi, sta antipatica agli orchi, ovviamente, perché è un'avversaria. L'unico di cui si fidava è il suo peggior nemico, quello che ha ucciso suo fratello, e viene fregata anche. Strada di Galadriel. Ci sono poi i Pelopiedi, che sono appunto gli Hobbit, che anche lì non si capisce. Io adesso voglio lasciar perdere la storia, quello è, ma ci sono gli elfi di colore, gli elfi neri, gli elfi gialli. Ci sono delle cose, se vogliamo, non stanno né in cielo né in terra, come fanno però è una trasposizione artistica, lasciamo perdere questo, ma vabbè, potevano fare tutta una popolazione di un certo coloraggio di pelle, come se fregasse qualcosa a qualcuno. Secondo me questa cosa, per me l'hanno usata proprio per far parlare, perché di per sé poi c'è poca roba, cioè tutto questo dispiegamento di forze, gli attori che sono per lo più non mi sembrano proprio così bravi. Gli elfi che ogni tanto sembrano essere fatati, ogni tanto no. Non mi ha fatto impazzire questa cosa, per me è da 5 questa serie. Se non questi, ho parlato delle cose che mi sono piaciute di più. Poi è vero che ci sono molti momenti morti, se vogliamo, nel senso che di descrizione. A me quelli piacciono, per esempio. E per dire, uno dei miei libri preferiti del Signore degli Anelli è il primo, La Compagnia dell'Anello, dove c'è una descrizione di tutti i posti dove passa la compagnia. Quello mi piace un casino e la trovo molto bello. La battaglia di per sé ha una piccola sorpresa. Scrive Pier Domenico, a me non è dispiaciuta, non all'altezza del libro, concordo assolutamente. Detto che il libro di cui stiamo parlando sono, adesso te lo dico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sono una ventina di pagine, poi alla fine, perché, e poi il libro è stato finito poi da Christopher Tolkien, il figlio di Tolkien, padre appunto, e è un libro postumo, tra l'altro non ha mai visto finito, è un insieme di appunti di Tolkien che ha cambiato idea mille volte, per esempio sui nani, su altre cose, e cioè gli unici libri fatti finiti di Tolkien forse sono Signore degli Anelli, quei tre libri, L'Hobbit, e poi ce n'è ancora uno che ho qua. È questo qua che non ho ancora finito, che è Albero e Foglia, sempre di Tolkien. Poi per il resto lui faceva professore. Sì, Silmarillion non è finito. Non l'ha mai finito, è un insieme di appunti, infatti c'è scritto da qualche parte col contributo a cura di Christopher Tolkien, che è mancato, mi sembra, a 90 fischi anni, tipo l'anno scorso, 2 anni fa, una roba del genere. Ripeto, serie molto patinata, non c'è l'ironia anche di Tolkien, qui manca del tutto. Personaggi alla Tom Bombadil, non se ne vede traccia. Gli stessi Pelopiedi hanno, cioè, tolta la Frodo al femminile, il Nori, che è aiutata da una tizia,
l'amico un po' cicciottello, cioè praticamente sono Frodo e Sam, anche se poi adesso partono, lei è Nori e lo straniero, l'Istar, però adesso sappiamo solo che è Istar. E partono verso una città perché lui deve capire chi diamine è. Certo, lui è arrivato nudo con una cometa. Le istruzioni o gliele ficcavano o sarebbero bruciate forse con la cometa. Quello che rimane, qua concludo, è la genesi del male, che è proprio il titolo della live. La genesi del male, però la capisci soprattutto se hai letto i libri, perché altrimenti pensi che boh, Sauron che vuole fare? Vuole conquistare, basta. Cioè, noi lo sappiamo perché c'è scritto lì, che obiettivamente non ci viene spiegato da nessuna parte, né chi è Morgoth, né che lui era un luogotenente, pochissima roba. All'inizio ci fanno vedere forse che Feanor incatena Morgoth, un flashback, una roba del genere, mi sembra. A un certo punto i nani sono parodistici, di per sé invece questi erano fighi, i nani, tra l'altro quasi del tutto incorruttibile, non come gli uomini, branco di pecoroni, che gli dai un po' di potere, un anellino, ma anche qua, gli anelli. Teoricamente, dal libro, gli anelli sono già stati tutti forgiati. Questi erano gli ultimi tre. Gli anelli dovevano essere già tutti forgiati e poi l'ultimo deve comandare tutto il cucuzzaro alla fine. Eppure gli elfi devono fare molta attenzione, ci saranno guerre e cose. Secondo me, questa era una serie preparatoria. Spero qualcosa di meglio nella seconda stagione, che sarà nel 2024. Quindi, ha voglia. Però, per adesso è un pochino deludente. Gli do un 5 perché non ci vedo molto di più. Personaggi secondari, lasciati andare. Personaggi primari di Isildur, era uno che non stava tanto alle regole, un po' pirla, che fine ha fatto non si sa. Gente che marinaio, che poi diventa capitano di cavalleria in battibaleno, il re degli elfi, Gil-galad o Gil-galad, sembra buono, non è cattivo. Noi nei libri sappiamo che è molto buono, molto importante, anzi sarebbe stato lui a dover riconoscere Sauron poi alla fine, perché è lui che deve prendersi poi in mano il potere. Lo straniero che tipo fa un'onda energetica alle tre sacerdotesse e poi finisce lì. 5, non più di 5. Però bello, secondo me, il risvolto filosofico che è quasi al contrario di quello che ha scritto in realtà, Tolkien, perché è un po', si è ribaltata completamente la situazione, è qualcosa di diverso. Manca Tolkien, cioè ci sono i suoi personaggi, ma sono quasi un videogioco. Per non arrivare alla secondo me, schifezza di dell'Hobbit, che secondo me è stato, bastava un film fatto bene, non tre film, ma quantomeno lì era tutto coerente con dei signori attori. Qua no. Se la pensi diversamente, me lo scrivi qua sotto. Questo episodio finirà anche in podcast su weirdenet.it. Da qui è tutto, vi do il saluto, buonanotte. Vuoi dare un saluto? Ciao, buonanotte anche a te, di buonanotte che ti sente. Buonanotte. Buonanotte. E ci si sente la prossima settimana. Ciao ciao. We are the net. Siamo tutti connessi, è un progetto di Fabio Mattis. Questa è la versione podcast nata nel 2018. We Are The Net vuole creare,
sfruttando anche il digital, reti di anime non perfettamente allineate con il sentire comune. I classici difetti di fabbrica. Anzi, meravigliosi difetti di fabbrica. We Are The Net è un podcast volutamente bohemien, ecologista, spirituale, stralunato, che vuole creare, anche, una nuova materialità partendo dal digitale. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcasting e su wearethenet.it. Cerca il canale Telegram We Are The Net per ricevere tutti i giorni informazioni su questo e altri progetti connessi.